Il Natale della Prefettura di Pesaro Urbino porta in dono 8 onorificenze all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 8 riconoscimenti al merito di cittadini distintisi per il loro impegno professionale al servizio della comunità territoriale. Onorificenze a corredare un momento d'auguri natalizi allietato dalle note musicali di grandi interpreti della tradizione rossiniana come Polina Anichina, Imena Janus, Maria Abramishvili e Jan Cherlianzev. È un momento particolarmente sentito per chi viene insignito di questa importante onorificenza. È un riconoscimento del loro valore e dell'importanza, diciamo, di ciò che loro hanno fatto nella vita e che continuano a fare perché molti sono ancora in servizio. E quindi a loro gli auguri più cari per questo importante traguardo. 5 i titoli di Cavaliere della Repubblica assegnati all'ex dirigente scolastica e assessora comunale Giuliana Ceccarelli, alla dottoressa dell'ospedale San Salvatore Lucia Marinucci, al sottufficiale della Guardia di Finanza di Fano Leonardo Nardella, ai vertici dei Carabinieri Provinciali Gianluigi Certoli e Fabio Costantini. Orgoglioso di, diciamo, che questo sia a rappresentare l'impegno che ognuno di noi, gli insigniti, ogni insignito mette nell'impegno quotidiano, nel suo lavoro, sia nel suo volontariato, nell'attività quotidiana. Insigniti del titolo di ufficiali, invece, il dirigente della Polizia Stradale di Pesaro Antonio Colantuono e Sergio Di Palma, sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione. Conferito il titolo di Commendatore della Repubblica al direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Io avevo un sogno nella mia vita. Mio padre, quando è morto, ha avuto l'onorificenza di commendatore. Mi sarebbe piaciuto emulare mio padre, ci sono riuscito, quindi sono felice anche della segnalazione che la mia organizzazione a livello nazionale ha fatto e ovviamente ringrazio il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio che insomma hanno deciso di consegnarmi questa onorificenza. Onorificenze che per la prefettura pesarese sono un saluto al 2023 fra gli applausi proiettati a un 2024 in cui Palazzo Ducale sarà baricentrico alle celebrazioni di Pesaro Capitale. Ho voglia di fare tante cose, questo salone sarà, diciamo, utilizzato tantissimo e spero che torni agli antichi fasti del Rinascimento. Quindi un'apertura totale della prefettura, un palazzo ducale che sia di tutti e l'augurio che questa città bellissima, ma tutto il territorio della provincia, sia conosciuto in tutto il mondo e sia visitato.